La rincorsa dell'Aquila alle vette più alte del torneo regionale di eccellenza passa anche attraverso trasferte sulla carta abbordabili, ma che in realtà possono presentare delle difficoltà impreviste, tanto più se parliamo della Virtus Cupello, una delle poche squadre che non ha particolari assilli di classifica e che punta alla solita salvezza senza patemi per proseguire il suo lungo filotto di permanenza nel più importante torneo dilettantistico regionale. I rossoblù di mister Carlucci si esaltano solitamente quando affrontano le squadre più blasonate e dunque la trasferta nell'Abruzzo meridionale della squadra che rappresenta il capoluogo di regione non è da prendere sotto gamba e in effetti la prima panca in trasferta per mister Lorè sarà destinata ad essere tutt'altro che una passeggiata di salute, con la sfida tra squadra in rossoblù che vede subito una chiara preponderanza della compagine locale, subito insidiosa al quarto con Nicolò Margagliotti, ben imbeccato dalla verticalizzazione di Troiano che impegna severamente Bozzi. L'estremo aquilano viene aiutato poi dal suo compagno di squadra di Norcia che si oppone al temibile diagonale in area di Cosimo Margagliotti. L'iniziale monologo dei padroni di casa prosegue più tardi con lo stacco ravvicinato di Conti che sul secondo palo interviene su un tiro dalla bandierina ma spedisce la sfera tra i guantoni di Bozzi. Quest'ultimo è infilato tre minuti dopo da Zinni, ma la realizzazione del figlio il prodigo virtussino appena rientrato dall'esperienza di inizio stagione col Casalbordino non viene suffragata dalla convalida arbitrale che annulla per una posizione di fuorigioco assai dubbia in verità. Parentesi aquilana al 19° con Di Vincenzo comunque inoperoso sulla fiondata dalla distanza di Sparvoli fuori bersaglio. Va decisamente meglio sull'altro fronte al cupellese Nicolò Margagliotti che approfitta del suggerimento dalla mediana del consanguineo Cosimo e beffa l'estremo aquilano con una micidiale palombella che fa partire il tripudio della tribuna di fede virtussina. La truppa ospite cerca di rimediare prima dell'intervallo ma Felice si oppone alla perfida stoccata in area dell'avanzato Tempestilli e Di Vincenzo si esibisce nel primo intervento della sua personale domenica tra i pali con una tempestiva uscita che va ad arginare la corrente Saurino. Alla riavvio dei giochi la truppa di mister Lorè accenna una reazione più incisiva ma conti fatti, la retroguardia cupellese riesce a mettere la museruola alle bocche da fuoco avversarie, pericolosa all'11° con Sciba che viene disinnescato da Cardinale e con Sparvoli annullato dal reattivo intervento del portiere di casa che si distende e conserva il suo personale clean sheet di giornata. Moviola chiamata in causa dalla truppa aquilana al minuto 17 quando viene invocato il penalty in seguito ad un presunto contatto con un braccio da parte di Berardi sul tentativo di rilancio del suo compagno di squadra Nicolò Margagliotti. Il signor Franchi di Teramo non ravvisa irregolarità e lascia proseguire. Di Vincenzo si immola alla causa con una temeraria uscita sui piedi di Saurino che si rivela decisiva per limitare i danni. Parentesi cupellese al 27° con Felice che non riesce a far valere le sue doti di colpitore di testa su uno spiovente da fermo del solito Nicolò Margagliotti. Il tempo scorre e l'Aquila non riesce a rimediare al passivo di misura nonostante le buone intenzioni di Peic che spedisce a fil di palo e di Loviso che da fermo spedisce tra le braccia dell'attento Di Vincenzo. L'Aquila non graffia e nei minuti di recupero rimane anche in 10 a causa del rosso rimediato da Romanucci per un fallo da Tergo ai danni di Torricella prontamente segnalato all'arbitro dall'assistente di linea. A fine gara il soddisfatto Carlucci fa da contraltare all'arrabbiatissimo mister aquilano che non risparmia una onesta autocritica per se stesso e per la squadra. Mister Carlucci, la Virtus Cupello si conferma grande con le grandi, oggi partita maschia, ruvida, spigolosa ma meritata questa vittoria con l'Aquila. Questa era la partita che dovevamo fare, lo sapevamo, contro l'Aquila se non fai la partita perfetta e soffri è impossibile. Oggi ci tenevano i ragazzi dopo la brutta prestazione di domenica scorsa a casa dell'ultimo in classifica, ci tenevano e oggi con un pizzico anche di fortuna i ragazzi hanno stretto tutte le maglie per far sì che l'avversario non riuscisse a bucarci. Quindi un applauso ai ragazzi perché l'hanno meritata per tutta la settimana dopo quello che è successo domenica scorsa. Quindi è tutto loro e li voglio ringraziare perché oggi hanno fatto una prestazione col cuore. Una lotta al vertice che si complica, ma d'altronde ci sono tante giornate ancora a disposizione, quindi nulla è perso. Nulla è perso, ma noi dobbiamo pensare partita per partita perché poi succedono queste cose, quindi è inutile stare a pensare a cosa verrà in futuro se il presente è questo. È un presente che veramente è inguardabile, ma non dal punto di vista tecnico-tattico, perché credo non ci sia paragone, ma io do veramente merito al Cupello perché con le poche armi che ha, veramente ha fatto una gran partita. Quindi presumo che in settimana si farà sentire un tantino con qualche decibel superiore alla media con i ragazzi? No, ma io mi faccio sentire da subito, con me stesso e coi ragazzi.
perché qua siamo tutti sullo stesso carro, non è che se perdiamo è colpa di qualcuno, se vinciamo è merito di altri. Qua prendiamo tutti la nostra fetta, mi passi il termine, di merda e ce la mangiamo tutti quanti.